Hola, hola, hola a tutti ragazzi, ciao, bentornati nel Let's Play numero 5. Allora, prima di iniziare vi dico di lasciare un bel pollicione in su, commentare e iscrivervi se non vi siete iscritti. E passate alla pagina Facebook perché lì ci saranno tante novità riguardo a nuove serie molto carine che sto pensando di iniziare su Clash, ovviamente. Quindi seguite da lì perché scriverò lì così rimaniamo molto più in contatto. Quindi, allora, praticamente è finita la guerra che avevo organizzato per i 500 iscritti. Abbiamo perso, però ci siamo divertiti. Quindi mi congratulo con voi. Mi sono divertito tantissimo. Abbiamo fatto dei buoni attacchi, quindi grandissimi. Poi io sono ritornato nel mio clan, come potete vedere, che è Kinsica. E se siete dal 50 in su, potete benissimo entrare. Ora, adesso, magari se vi cercate proprio nel momento in cui state guardando il video, sarà chiuso perché stiamo facendo la guerra. Quindi, in teoria, da quanto so, perché non sono io il capo, ecco perché non posso cambiare anche se me lo chiedete, lunedì dovrebbe essere riaperto. Quindi, magari lunedì provate a entrare e se siete 50 su, vi accetteranno e vi posso accettare anch'io. Quindi, magari scrivete sono un iscritto di Matti, magari. Così capisco che siete voi, allora vi faccio entrare e vi fanno entrare anche loro. Quindi, bando alle ciance. Allora, siamo qui con l'explay. Cosa avevo fatto di nuovo? Ho messo l'ultima difesa aerea a fare al 5. Il barbaro ha finito ed è al 9. Poi cosa ho messo di novità? Ah, non so se l'avevo già detto anche nell'altra volta. Comunque, cavalca maiali al 3. E devo mettere la regina al 6. Soltanto che mi manca esattamente 3 milioni, sì, 3 milioni, 6 milioni, sì, 6 milioni. Che cazzo sto a dire? 6.000 di nero. Quindi adesso andiamo a fare un attacco in live. Ah, cercherò di fare video un po' più lunghi, sperando che vi riesca sempre a intrattenere, perché mi avete ricordato che sono un po' cortini e vi dispiace. Quindi farò dei video un po' più lunghi sia su Clash che sugli altri giochi. Infatti anche per esempio Basiege farò due diciamo macchine, quindi due castelli a episodio, quindi due zone a episodio. Quindi adesso andiamo a trovare un avversario degno di essere arato al suolo. Sicuramente skipperò perché il primo non sarà mai. E ci becchiamo, infatti, e ci becchiamo appena trovo un villaggio decente. Giustamente ho buttato un barbaro, però fa niente, almeno perdiamo trofei e troviamo meglio. Non vi preoccupate. Oh, porca troia, 2 ore che giro. Abbiamo trovato un villaggio che è veramente pieno. Ora no? Dov'è il castello del clan? Che voglio vedere se c'è qualcuno. È vuoto, quindi il castello del clan. Allora, il punto migliore dove attaccare, secondo me, è esattamente questo. Allora, tiriamo cose qui. Due bei spaccamuro che distruggano, vero? Grandi. I cosi entrano dentro molto agilmente. Dai che voglio tirare l'angelo. Dai che voglio tirare l'angelo, dai che voglio tirare l'angelo, muovetevi a distruggerlo. Dai, grandissimo. Perfetto, l'angelo è arrivato molto molto bene. Ecco il ghiozzo del re barbaro che rompe i coglioni. Che scassa il cazzo, dai dai dai. Perfetto, adesso entrate dentro molto violentemente, buttiamoci una bella furia che almeno si incazzano e fanno molto più velocemente. Il barbaro sta rompendo la minchia. Il re barbaro di merda sta rompendo il cazzo. Lo volete ammazzare? Lo volete ammazzare? Tu 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 tu. Dove sono? Ok. Dai. Dai. Eccola lì. Che l'angelo muore. Che l'angelo. Sono un italiano molto correggiuto. Incazziamo il barbaro almeno entra dentro. Ora fra pochino lancerò una cura. Fra poco. Quindi esattamente fra ora, o forse no, anzi sì, forse è meglio lanciarla qui, così cura un po' tutto. Molto bene, molto bene, molto bene. Come vedete le pozioni ce l'ho tutte e due al massimo, la furia e la cura che sono quelle più importanti. E poi ragioniamo. Allora, abbiamo già inculato tutto l'elisir, quindi diciamo che siamo abbastanza, abbastanza, abbastanza soddisfatti. Però mi manca l'oro e voglio prendere tutto l'oro. Cerchiamo di non usare altre pozioni, che se no non ci guadagno un tubo. Buttiamo tutti gli arcieri che almeno devastano intorno, devastano. Ce ne avevo 55, mi ci vuole 2 ore per buttarli. Not bad. Ho paura di questo mortaio, ragazzi, che mi tira sull'arciere e me ne ammazza. Speriamo che non lo faccia. Abbiamo anche la regina che la buttiamo esattamente qui.
Il barbaro c'ha un casino di vita ancora, cioè non pensavo resistesse così tanto. Bene, bene, stiamo andando discretamente bene, così non uso nemmeno le altre pozioni e siamo soddisfatti perché abbiamo fatto un bell'attacco. Sono veramente soddisfatto. E rimborsato. Che simpatia, mamma mia. Perfetto, 100% 3 stelle easy, molto 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 bene. Guardate un po', allora, 340.000 d'oro. Mamma mia, più 11.000 di bonus, quindi 351.000. E 285 di elisir, più 11.000, quindi 296.000 di elisir. E 550 di elisir nero, quindi molto soddisfatto. Perfetto, molto bene. Ora ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Levo un attimo la facecam. Ho 5 milioni di elisir. Io sto aspettando molto impazientemente l'aggiornamento perché se mettono i draghi al 5, spero che magari per il municipio al 9 li mettano al 4, così almeno li porto subito, perché in guerra i draghi sono molto devastanti, anche perché attacco praticamente solo con quelli, quindi si spera che facciano questo aggiornamento, se no con questo 5 milioni di elisir, questo 5 milioni di elisir farò le caserme nere e cercherò di sbloccare i goblin, sì, i golem, mamma mia. Cioè, sto smascellando, mi sono alzato alle 4 perché ero distrutto e non mi riesce ancora a parlare. Quindi, ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare con quello che pensate. Mi raccomando, passate alla pagina Facebook perché ci saranno tutti gli aggiornamenti. E da Matti è tutto, ci becchiamo al prossimo video. Pane!